Grazie a voi, benvenuti al mio intervento, nel quale andremo a vedere tre casi studio che mi è capitato di implementare ultimamente riguardo ai feed RSS. Innanzitutto mi presento, sono Erika, accademicamente sono un ingegnere, ma ormai sono software developer da svariati anni, ecco, e ultimamente lavoro presso Inside. Organizzo anche i meetup nella provincia di Treviso, quindi in caso ci sia qualcuno interessato, spero che ci vedremo lì. Mi trovate un po' ovunque con questo bellissimo nickname che ho scelto quando non avevo coscienza della professionalità dei nickname, e va bene, continuiamo. Innanzitutto rinfreschiamo un pochino le basi. Cos'è un feed RSS? Innanzitutto RSS è un acronimo, Really Simple Syndication, ed è un pilastro della distribuzione e dell'accesso ai contenuti online da molto prima dei social. E nonostante i social offrono una maniera efficiente e personalizzata per aggregare in maniera strutturata gli ultimi aggiornamenti da una vasta gamma di fonti. Ora, detto questo, come appaiono innanzitutto? Un feed RSS è un file, molto semplice, un file scritto in XML. Questo è il contenuto di un feed RSS. Innanzitutto abbiamo l'introduzione che ci definisce gli standard ai quali il feed aderisce. E come ci ha fatto vedere Francesco stamattina, per esempio, non siamo diversi da un file team.json che all'inizio definisce il suo standard. E dopodiché inizia il contenuto del file. Essendo un XML definito da dei tag molto specifici che sono listati negli standard, in questo caso stiamo vedendo un feed RSS delle news dell'Università del Lussemburgo. Con la sua descrizione, l'ultima data di aggiornamento, lingue e quant'altro, e dopodiché iniziano i tag item, ovvero abbiamo un tag item per ogni news dell'Università del Lussemburgo. E questo quindi, quello che trovate qui dentro, è come se andaste sull'archivio delle news del sito web dell'università, lo vedete sulla vostra bella pagina web tutta quanta con i blocchi, e invece qui abbiamo la versione che può essere dispacciata, diciamo, in maniera più automatica. Questo file com'è raggiungibile? Tramite un URL, ovviamente, come qualsiasi altra risorsa all'interno del World Wide Web. Questo URL normalmente è nascosto. Non so, quelli un pochino più, diciamo, veterani del web si ricorderanno di questi bei pulsantoni che c'erano un tempo, no, con il link per Facebook, Twitter, quando c'era l'uccellino, e poi questo bel pulsantone arancione con l'antenna. Ecco, quello era il link per questo file qua. Attualmente quindi questo link non viene più sponsorizzato molto e abita all'interno della HTML della vostra pagina web. Quindi, come dicevo, andiamo sul sito dell'università, andiamo nelle news, nell'archivio, e se andiamo a ispezionare il codice HTML, cerchiamo per RSS, per esempio, ecco qua che troviamo questo tag HTML specifico. Con dei parametri specifici che ci punta all'URL di questo file. Ok, un paio di curiosità. Mi era capitato di vedere il feed RSS dei canali YouTube. Ovviamente, appunto, mi ho detto smanettare un pochino su YouTube, vado su un canale YouTube, ispeziona HTML e bam, mi trovo l'URL del feed RSS. Quindi io potevo seguirmi i canali YouTube con la mia applicazione per consumare i feed RSS. Adesso c'è questo bel punto interrogativo perché quando ho scritto la presentazione non l'ho più trovato, quindi sembrerebbe che YouTube abbia deciso di mantenere le persone, diciamo, sulla propria infrastruttura invece che di spacciare contenuti tramite il feed. Stesso discorso vale per Instagram, solo che Instagram non mi risulta che l'abbia mai fatto questo lavoro. E un'altra piccola curiosità. Una volta ho creato un e-commerce per
un sito che si appoggiava ad un dropshipping e il dropshipper forniva il proprio catalogo tramite un feed RSS, quindi io non dovevo fare altro che scaricarmi il suo feed RSS e creare il catalogo sul mio sito per poi dopo rivendere. E questo appunto con una tecnologia che tutti quanti mi stanno dicendo è un po' morta. Sì, però no, come PHP. Una cosa importante da dire su questo è che, come avrete capito, io non è che la mattina mi sveglio e controllo le mie news in questa maniera, insomma, ma io fornisco questo famoso link ad un'applicazione che aggrega i feed RSS, insieme a questo link ce ne sono tanti altri, e questa applicazione non fa altro che automaticamente andarsi a scaricare questo file da questa fonte e dalle altre fonti, e quindi ogni giorno magari mi propone gli aggiornamenti che trova da queste fonti. Tutto questo tramite un'applicazione terza, non stiamo parlando di social network o quant'altro, ma una bella applicazione pulita, se possiamo dirlo. Cosa offrono quindi i feed RSS all'utente? Stiamo parlando dell'utente. Controllo personalizzato delle fonti. Come dicevo, io mi sono scelta delle fonti, che quindi si traducono in dei link verso il loro feed RSS, li ho messi nella mia applicazione e sono felice di leggere le mie fonti, non i contenuti suggeriti da qualcun altro perché lo seguo, perché gli ho lasciato un cuoricino. Ecco. Semplicità di uso, è quello che c'è scritto nel nome, Really Simple Syndication, sì, è semplice perché non devi fare nient'altro che conoscere questo URL e metterlo nella tua applicazione. E questo si sposa molto bene con la privacy, perché io non vi ho mai parlato di vi dovete iscrivere a tale piattaforma. No, il feed RSS è aperto. E quindi io non mi devo iscrivere da qualche parte, non devo essere profilata per subire i contenuti, ma sono io che scelgo quali sono le mie fonti. E contenuti specializzati perché appunto su una piattaforma di news generica, magari la mia nicchia di contenuto specifica che vorrei seguire è poco seguita, quindi non mi viene ben sponsorizzata. Se invece sono io che scelgo la mia fonte, allora una volta che ho trovato la fonte e se sono fortunata offre il feed RSS, sono aggiornata in continuazione da quella fonte senza dover subire i calcoli di un algoritmo che decide che oggi io non devo leggere quelle cose. Ok, dopo questa piccola introduzione generica sul feed, caliamolo dentro WordPress. Cosa c'entra WordPress in tutto questo? Il feed è uno dei modi in cui WordPress condivide i contenuti con il mondo esterno. Infatti, WordPress di default offre un feed RSS dei contenuti che voi inserite sul sito. Tant'è che in automatico WordPress aggiorna questo file, perché noi appunto abbiamo visto, torniamo indietro. Abbiamo visto questo file, un file quindi o è compilato da un programma o è compilato da una persona. Questo file viene aggiornato in automatico da WordPress, quindi questi item vengono inseriti in automatico da WordPress ad ogni volta che voi pubblicate un nuovo contenuto. In particolare WordPress ha una impostazione, nelle impostazioni generali, quanti articoli far vedere nel feed RSS? Di solito di default è 10, quindi vuol dire che da oggi fino a 10 articoli fa saranno tutti quanti qui dentro. Se io domani pubblico un nuovo articolo, il primo sarà quello che io ho pubblicato e l'ultimo andrà via dal feed RSS perché non sarà più rilevante a livello di aggiornamento. Vediamo, sto facendo bene? Sì, vediamo quanti lauree servono per usare questa cosa. Ok, e quindi WordPress in automatico lo aggiorna e usa un formato standard. Importantissimo il fatto che stiamo parlando di uno standard. Questo vuol dire che una volta che è definito uno standard e che da due parti le stesse applicazioni si adeguano a quello standard, vuol dire che è facilmente interoperabile. Stiamo parlando quindi che il feed RSS può essere usato per alimentare un social, il vostro account social.
un'applicazione, un'email, quindi mandare delle email tramite, con quel contenuto, oppure anche ultimamente mi capita, per esempio, con lo Slack del lavoro, di avere dei canali Slack che ricevono gli aggiornamenti da dei feed RSS. Quindi io non devo andare in giro la mattina a cercarmi gli aggiornamenti su WordPress, ma in automatico basta che apro lo Slack dell'ufficio e ho gli aggiornamenti che mi servono direttamente dentro il tool che utilizzo per lavorare. Il fatto che WordPress utilizzi uno standard, comunque il feed sia uno standard, non ci preclude la personalizzazione di questo strumento, perché WordPress per i post type non gerarchici. Esatto, per i post type non gerarchici, come può essere il post, quindi non le pagine. Per le tassonomie e anche per i commenti, offre, genera gratuitamente, diciamo, di default, il feed RSS. Quindi ogni volta, diciamo che questi sono abbastanza inutili, non lo so, io non mi ci sono mai iscritta. E come diceva Enrico, prima, generano anche, immagino, abbastanza, rumore all'interno del vostro sito web. Però io ogni volta che creo un custom post type per un cliente che vuole descrivere qualcosa di particolare, quindi ha bisogno di un custom post type, non mi devo preoccupare di generare il feed RSS perché è già generato di default da WordPress. E la cosa importante sono anche le tassonomie, perché magari io organizzo i miei articoli in base a determinate tassonomie e dal punto di vista dell'utente, quindi, io posso offrire la possibilità di seguire una determinata tassonomia all'utente, quando invece magari non vuole iscriversi ad un'altra tassonomia. Quindi stiamo parlando che l'utente può decidere esattamente quale tipo di custom post type seguire dal vostro blog, quale tipo di tassonomia e se vuole iscriversi anche ai commenti, ecco. Ora, il fatto che appunto stiamo seguendo uno standard che sia personalizzabile dal punto di vista dell'utente, come scegliere di seguire questi aggiornamenti, non ci preclude la nostra famosa creatività. Perché molti servizi attualmente richiedono di essere alimentati da feed RSS con particolari standard. Quindi non stiamo parlando del feed RSS per la vostra applicazione di news, diciamo, ma stiamo parlando di applicazioni custom, che aderiscono a standard differenti, ma che comunque stiamo parlando di feed RSS. Ovviamente un plugin può facilmente modificare la struttura del feed RSS di WordPress per andare a inserirsi in queste meccaniche con altri servizi. Il primo, e permettetemi, è quello più citofonato di questi tempi, è il podcast. Io sto quindi dicendo che voi potreste ospitare sul vostro blog un podcast. Di che cosa stiamo parlando? Una cosa veloce, insomma, il podcast inizia ad esistere nei primi anni 2000, quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa, e non è nient'altro che un tag in più all'interno di un feed RSS che elenca il link ad un file audio, niente di più, niente di meno. Ovviamente è iniziato ad essere qualcosa quando è nato iTunes, l'iPod, e adesso è tornato un po' alla ribalta. E quindi è molto semplice adattare WordPress per distribuire il vostro podcast, quindi sotto il vostro nome e dominio, per esempio, ma c'è il ma, ovviamente, perché abbiamo bisogno di un'infrastruttura. Oppla! Di un'infrastruttura. Ovviamente ostare un file audio e distribuirlo non è un'operazione consigliata da fare sul vostro server del sito web. Insomma, dovreste avere un content delivery network sul quale ostare il file audio, ma per il resto, per la gestione del podcast, potreste semplicemente averlo sul vostro sito web. A parte quindi questo, io ho avuto un podcast che poi è morto, vabbè, ma perché quello sono esigenze personali. E per una volta non ho deciso di svilupparlo io il plugin, incredibile, evidentemente avevo proprio fretta. E cosa ho valutato nella scelta del plugin che mi usasse, che mi creasse questo podcast? Innanzitutto un custom post type dedicato, quindi sul mio blog, dove ho i post e le pagine,
volevo che questo plugin ostasse il mio podcast su un altro custom post type, podcast. Questo per tutta una serie di anche motivi SEO, se vogliamo, ovviamente non andiamo a mischiare i contenuti. Ovviamente, come dicevamo, l'hosting del file audio deve essere su un CDN. Altra feature molto carina, magari che possa esporre un player nel mio sito web, così chi mi cerca da iTunes, Google Podcast e quant'altro, ok, usa quello strumento, va benissimo. Ma chi trova il mio blog per via dei contenuti che sto pubblicando e poi dopo si ritrova sul mio podcast, può comunque... Opla, la voce se ne va. Grazie. Scusate, grazie. Può comunque, può comunque ascoltare il mio audio perché sul sito web io ho esposto un player, un player audio. Dai, dai, ce la posso fare? E ovviamente... Ovviamente il plugin che sto utilizzando deve essere aggiornato e aggiornabile. In particolare io ho utilizzato Podlove, ma ce ne sono tanti di plugin che creano podcast, quindi sentitevi liberi. Ok, secondo esempio che vi porto è avere una skill Alexa. Amazon Alexa, alimentata tramite i contenuti del vostro blog. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che si basa sul voice, sull'audio. Alexa abita, diciamo, nei dispositivi Amazon, ma anche sulle applicazioni per smartphone, però alimentata da dei contenuti testuali che voi avete sul vostro blog. Questo tipo di skill si chiamano flash briefing. Scusate. Le potete creare in maniera abbastanza facile dall'interfaccia developer di Alexa di Amazon. E sono interessanti perché appunto vi permettono di avere un contenuto audio rilasciato su una piattaforma che non è per forza un podcast, ma comunque ha la sua buona base di utenza. E senza avere la necessità di registrare questo contenuto audio, quindi per chi non ha l'attrezzatura per registrare, chi non se la sente di registrare, può usare semplicemente la capacità di text to speech di Alexa per leggere il proprio contenuto in maniera audio, insomma. L'unica limitazione, se vogliamo, è la lunghezza del contenuto, che ovviamente non dovete scrivere la Divina Commedia, ma per piccoli contenuti su Flash Briefing Skill potreste avere questo interessante utilizzo e dispatch del vostro contenuto. C'era qualcos'altro che volevo dire su... Ah, esatto, le Flash Briefing. Hanno come vantaggio anche il fatto che possono essere integrate all'interno delle routine. Quindi io quando la mattina mi alzo e dico buongiorno Alexa, lei mi dice il meteo, il traffico per arrivare in ufficio e lì si può inserire la vostra skill con i vostri contenuti e quindi è appunto come dicevo una maniera interessante per promuovere i vostri contenuti. Anche qui è molto facile avere una flash briefing skill sul proprio WordPress. Ovviamente ci serve un plugin. I plugin presenti nel repository attualmente non sono aggiornati, ma non credo che gli standard siano cambiati. Comunque io riporto quello che ho visto. Qui ho un bellissimo link lunghissimo sulle specifiche di Amazon e questo anch'io me l'ero sviluppato, me l'ero integrato
ed è stato molto interessante, ecco, come caso studio e anche appunto come maniera per distribuire i miei contenuti. Ma ora direi che è arrivato il momento di arrivare all'integrazione più frizzante, direi. Con WordPress io ho creato un cloud privato per Sketch. Non so se qualcuno riconosce questa applicazione per Mac. Io ho potuto utilizzare WordPress per distribuire librerie Sketch. Ora detta così è un po' vaga, ma entro nel dettaglio. L'unica documentazione che abbiamo trovato è stato un post. Un post da uno sviluppatore Salesforce, qui abbiamo il bellissimo link, e un post sul blog di Sketch che dicevano abbiamo questa funzionalità, ma con queste uniche due fonti comunque è stato possibile creare una bella architettura. Vi descrivo quindi di che cosa stiamo parlando. Abbiamo una situazione iniziale in cui il mio cliente, un grosso cliente, aveva questi design creati con Sketch che doveva mandare a vari fornitori. C'era il fornitore per un sito web, c'era il fornitore per l'app B2B, fornitore per l'app B2C, altri n.000 siti web e app, e faceva tutto questo via email. Via pennette USB? No, non credo neanche via email, con tutti i problemi di sicurezza, di errori umani che vi state immaginando adesso. Pensate per esempio che aggiornavano comunque queste librerie molto spesso, quindi inviavano queste librerie che erano grandi via email. Errori umani che potevano succedere a non finire di sbaglio della versione della libreria. E in generale, diciamo, un processo veramente arcaico, mettiamola così. Con questa funzionalità di Sketch e WordPress in mezzo, che cosa abbiamo dovuto fare? Il cliente caricava le librerie sul WordPress, che appunto diventava un cloud di queste librerie. Sketch doveva conoscere l'URL di un feed RSS, dal quale scaricarsi le librerie. Adesso, quindi, il cliente semplicemente pubblicava qua, neanche lo mandava via email, pubblicava qua l'URL al feed RSS, i vari fornitori con i loro sketch si iscrivevano a quel feed RSS e in automatico, una volta che il cliente caricava la libreria su WordPress, in automatico tutti i fornitori venivano notificati da Sketch che c'era una versione nuova della libreria. La vuoi scaricare? Fine. Fine degli errori umani, fine dei problemi di sicurezza. Benissimo. Una menzione a parte di tutto questo software va anche al fatto che Sketch può essere esteso con dei plugin scritti in JavaScript, quindi abbiamo fatto anche una parte di plugin a livello Sketch qui per il cliente, che dallo Sketch stesso con quel plugin poteva fare l'upload della libreria verso WordPress senza neanche aprire la pagina web, perché abbiamo utilizzato le API di WordPress per fare le REST API per fare l'upload diretto. Quindi una volta che si erano fatte le configurazioni iniziali, nessuno passava più tramite WordPress. Il processo era estremamente trasparente sia per il cliente che per i vari fornitori e tutti quanti ricevevano gli aggiornamenti necessari. Quindi il plugin che abbiamo sviluppato si componeva di un custom post type specifico, appunto, per non andare a mischiare capre e cavoli. Ogni post conteneva il link al file aggiornato e un changelog, lo chiamavano così per dire quanto avevano aggiornato la libreria. Avevamo aggiunto anche una tassonomia per identificare il file, ma serviva più che altro a livello organizzativo. E quindi alla fine abbiamo adattato il feed di questo custom post type specifico alle specifiche di Sketch per poterlo dare in pasto a Sketch, appunto, come fonte delle librerie. E ecco fatto, è stata un'integrazione interessante, un'applicazione molto utile per il cliente
anche abbastanza relativamente semplice. Ora, questo plugin non esiste sul repository di WordPress. Se lo volete creare, eccovi l'idea, prego. Ho anche il nome, ma non lo dirò a voce alta. E detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e buona continuazione. Grazie. Oddio. Ci sono Scusa. domande? Ah, abbiamo una domanda. Fantastico. Perché abbiamo giusto 5 minuti, la puoi riempire se vuoi. Volevo chiedere, a parte, grazie per la presentazione, molto interessante, non conoscevo la struttura RSS prima volta, ma quindi può essere utilizzato anche per convogliare qualsiasi tipo di informazione a cui accedere, anche, so, anche tramite JavaScript, robe varie. Diciamo che tutto si può fare. E con questo ti ho risposto in maniera generica. Dipende da quello che hai te in mente. Ora, il feed RSS, essendo un file, tu basta che conosci l'URL e anche con JavaScript fai una request a quell'URL, te lo scarichi con JavaScript. Diciamo che lo vedo poco confacente a JavaScript, perché con JavaScript più che altro lavori con i JSON e non con gli XML, quindi magari da quel punto di vista ti direi di no, però tutto si può fare. Grazie. Niente. Altre domande? Ah, abbiamo Matteo. Tremo. Tremiamo. Ciao Erika e Ciao. anche ciao Dennis. Allora, no, la mia è un'affermazione più che altro, è una domanda connessa. Una cosa particolare che ho notato è che in effetti nel feed RSS di default non puoi, cioè non hai l'immagine in evidenza dell'articolo o della pagina. E Sì. questa è una grande pecca, infatti ho dovuto poi andare a fare delle ricerche per metterla. La domanda per te era, ma tu conosci un modo per dire a WordPress di impostare come riassunto o comunque di mettere all'interno del feed solo il primo paragrafo, il primo blocco dell'articolo, della pagina? Perché è una cosa effettivamente che devo fare, però non ho ancora trovato il modo. Grazie mille. Allora, devi vedere se puoi farlo nell'editor mettendo il blocco dell'interruzione, insomma, non mi ricordo come si chiama, quando puoi definire quanto si vede, E muore. esatto, quanto si vede, per esempio, se non hai impostato che non si veda semplicemente il titolo dell'articolo nel tuo archivio, ma anche il contenuto, cioè un blocco in particolare che ti dice more, e quindi quello interrompe il contenuto, devi per forza cliccare all'interno dell'articolo per leggerlo. Devi provare se con quello, se utilizzando quello, modifichi il feed RSS, altrimenti devi farti te qualcosina che appunto puoi inserire un Io ho blocco provato già a oppure. farlo, però appunto anche Ok, quel coso là, non praticamente funziona. cioè te lo mette però ai tre puntini finali e te lo rompe a metà. Quindi Ok. niente. Grazie comunque per la Di niente, risposta. di niente. Altre domande? Niente. Ti ringraziamo. Grazie a Grazie voi e scusate per la tosse.